Mi rivolgo ai pubblicitari, agli amministratori delegati aziendali, ai funzionari pubblici, perché so quanto vi state impegnando per farci paura. Sto parlando ai poliziotti, alle forze dell'ordine e a chiunque si senta in diritto di esercitare autorità su un'altra persona, perché so che siete confusi. Sto parlando a tutte le persone che lavorano e temono che se non si sottomettono a un governo corrotto e al sistema del lavoro, la loro sopravvivenza è a rischio. Perché in effetti non si sbagliano. Sto parlando a tutti quelli che si sentono irrequieti, annoiati o infelici. Perché la gente piace dirvi che è colpa vostra, che il problema è in voi. Non è così. Sto parlando a tutti quelli che sanno che qualcosa di ripugnante sta succedendo, ma non credono che mai cambierà. Vi sbagliate. Sto parlando a tutti quelli che giustamente temono per il futuro del nostro pianeta. Ogni giorno ci dicono come potrebbe o potremmo essere distrutti, a causa di disastri ambientali, o per il lancio di armi nucleari e le guerre chimiche. Non parlano di soluzioni e non ci offrono speranze. Io spero di riuscirci. Oggi, per caso, ho sentito una ragazza dire a una collega che a volte si sveglia piangendo. Non sa perché, ma non riesce a smettere. È emigrata qui da poco, ha marito e due bambini. E non capisce perché con una vita apparentemente così perfetta possa ancora passare le mattine a piangere sotto la doccia, prima di riprendersi per mandare i figli a scuola e andare al lavoro. Non potevo unirmi alla conversazione, ma volevo dirle che capivo, che il suo dolore è giustificato, ma ha una scelta, proprio come tutti noi, e proprio come disse Bill Hicks, tra paura e amore. E io mi rifiuto di essere terrorizzato. Ho usato tante immagini spaventose, perché è quello che fanno loro, non farti fregare. Per soluzioni reali, visita thezeitgeistmovement.com e zeitgeistitalia.org.